Allora, io vi ero preparato sulla base del titolo che avete dato a questa serata una, come dire, un compitino che presumevo fosse diligente. Qualche cosa di questo compitino vi dirò, però cammin facendo ho pensato che in realtà forse è bene parlare un po' più in generale, perché questo è un aspetto particolare di un problema generale che è, secondo me, il collasso del sistema Italia. Noi stiamo vivendo una crisi che non ha precedenti in questo paese, crisi morale, crisi organizzativa, crisi di idee, e quindi io vorrei magari che questa sera, sulla luce di quello che voi pensate, se ne possa discutere, cioè vorrei che ne parlassimo anche sulla base delle cose che voi direte. Io ho l'impressione che il problema politico che abbiamo di fronte sia un problema di vera e propria svolta radicale. Non se ne esce con una serie di misure, non se ne esce con qualche aggiustamento. Questo sistema è finito. No, molti non se ne rendono ancora conto, ma noi siamo all'inizio della fine di una fase della società, non solo italiana per la verità, ma della società mondiale. Questo sistema non regge, non è più capace di reggere, c'è una ragione di fondo, ed è che sono apparsi i limiti allo sviluppo. Noi non possiamo andare avanti come siamo andati avanti, consentitemi, negli ultimi 2-3 secoli. Non è più possibile. Non ci sono risorse per questo, la popolazione del mondo è balzata nel corso di un solo secolo da 1 miliardo e 300 milioni a 6 miliardi, anzi a 7 miliardi. E nel corso di un secolo non era mai accaduto una cosa del genere. Non è che su questo pianeta non ci sia spazio, su questo pianeta non c'è spazio per i ritmi di consumo che noi abbiamo tutti introiettato e che fanno parte della nostra vita, della nostra mentalità. O noi capiamo questo o non ne usciremo bene, ne usciremo forse ma molto male. Io credo per esempio che ne usciremo con una guerra, cosa di cui non parla nessuno, però io vi ricordo di aver letto che nel 1929 c'è stato il collasso del sistema finanziario. 1929 più 10 fa 1939, e nel 1939 è cominciata la seconda guerra mondiale. Non dimentichiamocelo, il collasso è già avvenuto nel 2008, fate 10 più, grosso modo si va a 2018. Nel 2018 la Cina, per esempio, che è solo 1 miliardo e 400 milioni della popolazione mondiale, sarà davanti a noi come una Cina e mezzo. E quando la Cina e mezzo, dico una Cina e mezzo perché se la Cina cresce al 10% medio anno del prodotto interno lordo, vuol dire che fra 5 anni sarà 1,5 Cine. E quando la Cina sarà 1,5 Cine, non ci sarà più benzina per tutti, non ci sarà più gas per tutti, non ci sarà più cemento per tutti, non ci sarà più cibo per tutti. I cinesi questo lo sanno, perché infatti si stanno comprando l'Africa, dove faranno crescere le mucche, che nutriranno i cinesi, che mangeranno tanto quanto noi. Ma sto dicendo una cosa che riguarda non il secolo venturo, sto dicendo una cosa che riguarda la nostra vita. Spero anche la mia, spero anche sicuramente la vita di quelli che sono qui più giovani. Stiamo parlando di cose che stanno avvenendo adesso, e se volete con un minimo di, come dire, un breve salto, guardiamo quello che sta succedendo a Lampedusa, ai nostri confini. Se noi affrontiamo il problema nei termini miopi di una risposta locale, noi non ci rendiamo conto che non ci sarà legge. Non ci sarà legge che possa fermare milioni di persone che si sposteranno. Sto parlando di milioni, non di decine di miliardi, di milioni di persone che si sposteranno nel corso dei prossimi anni, perché non potranno vivere senza spostarsi, perché non avranno acqua da bere e perché non avranno cibo da mangiare. Voi lo capite qual è la dimensione nella quale dobbiamo abituarci a ragionare? Ci hanno insegnato nel corso degli ultimi 30 anni che bisognava liberalizzare tutto, liberi capitali,
libero flusso dei capitali. E l'abbiamo fatto il libero flusso dei capitali, ma dopo che hai fatto muovere i capitali devi sapere che si muovono anche gli uomini, più lentamente, perché il capitale lo puoi far muovere con un click del computer, anzi il capitale lo puoi inventare con un click del computer, e fai presto, in un secondo, in un decimo di secondo tu hai creato 10, 100, 1000 miliardi di dollari che si muovono su scala mondiale, ma dopo di questo si muovono anche gli uomini. Perché questo cambia interamente le proporzioni e le dimensioni della loro vita. Le fabbriche si chiudono, come sappiamo, e vanno da un'altra parte. In un colpo di click tu puoi annullare un intero sistema produttivo, puoi cancellare una società intera, un'esperienza intera umana, una lingua, un popolo. E poi non ci immaginiamo che la gente stia ferma lì a morire. Non morirà, cercheranno di vivere e andranno fuori. Lo dico non perché non ci sia una via d'uscita, certo c'è una via d'uscita, c'è una via d'uscita se noi cambiamo il nostro modo di pensare. Questo è il punto. È il punto su cui dobbiamo tutti riflettere, perché, consentitemi, la questione è che noi abbiamo una classe politica corrotta, interamente corrotta, irrecuperabile. Ma noi non possiamo neanche dimenticare che una parte di noi esce da questa esperienza, o comunque vive questa esperienza un po'. Come dire, guasta, tutti noi siamo un po' guasti, il mondo ci ha guastato e quindi ci portiamo dietro una parte di questa degenerazione. E io penso, sempre lo penso, che se anche noi immaginassimo per un istante di avere una nuova classe politica pulita, intelligente, colta, onesta, non sarebbe sufficiente, perché quello che ci aspetta è un cambio di vita che riguarda tutti noi, e quindi non basteranno neanche dei buoni leader, onesti, puliti, intelligenti, colti, non basteranno. Ci vogliono milioni di persone consapevoli che stiamo attraversando un passo, un cambio, un passaggio d'epoca, un passaggio di organizzazione sociale che non è mai avvenuto prima nella storia dell'uomo. Questo dobbiamo capire. Altrimenti faremo come i dinosauri, vedete, i dinosauri non so con quanta coscienza abbiano affrontato il problema che li ha a suo tempo travagliati, ma forse pensavano di essere onesti, di essere eterni, e invece non lo erano eterni. E io credo che neanche noi siamo dotati di un sistema di assicurazione per la vita permanente. Potremmo estinguerci anche noi, sapete. Non è mica detto obbligatoriamente che noi vivremo per sempre sulla superficie di questa terra. Quindi ci vuole una riflessione profonda che riguarda tutti, ci vuole una, quella che Gramsci avrebbe definito una grande rivoluzione o riforma intellettuale e morale di questo paese. Questo è il punto di partenza. Allora torno, dopo questo pistolotto iniziale, torno al tema, che è un tema politico. Chi è che in Italia può fare questa cosa? Perché avremo bisogno di capi per questo. Quello che io sto dicendo non si fa senza una guida, non si fa senza un'organizzazione, non si fa spontaneamente. Ci vuole quindi una visione di insieme di quello che ci aspetta, ci attende, ci vuole una capacità di vedere il futuro, ci vuole una etica comune, che ci consente di capire che quello che decidiamo oggi riguarderà la vita dei nostri figli. Non possiamo più evitare questo problema, nel senso che è diventato così ravvicinato, così vicino, così visibile, è al nostro orizzonte, noi non possiamo chiudere gli occhi. Questa vita renderà i nostri figli infelici, creerà per loro delle difficoltà gigantesche, la prima volta che la generazione che viene dopo di noi vivrà peggio di noi. E quindi noi abbiamo una responsabilità immensa, etica. È un momento, è un punto in cui io credo che la politica sconfine, trascolora nella morale, nell'etica. Come si possono prendere decisioni a prescindere da ciò che sarà dei nostri figli? Questa è una cosa enorme, una cosa inedita. La politica una volta era fatta di decisioni tecniche, adesso la politica è fatta di decisioni morali. Se c'è un posto dove questo discorso si può fare è proprio questo.
voi avete, lo dico senza nessuna piaggeria, avete il merito di essere una delle poche comunità di questo paese che ha saputo guardare più in là del suo destino immediato. Io vi ho interpretato così. Il movimento contro l'alta velocità è la prova della capacità di una comunità intera di andare oltre il suo destino personale, di sapere guardare al futuro, più in là. Ciascuno a suo modo, naturalmente, ciascuno l'ha interpretata a suo modo, ma questa è la lezione importante. Ecco, allora, questo è, io credo, uno dei punti da cui partire. Sapere che il destino nostro non dipende dai nostri leader, dai dirigenti, dai nostri rappresentanti, dipende da noi. Non ci sarà dirigente politico capace di prendere le decisioni tremende che ci aspettano se intorno a lui non ci saranno i suoi cittadini capaci di comprendere, di condividere queste decisioni. Questo vale a livello della comunità, questo vale a livello del paese intero, questo vale a livello dell'Europa e questo vale a livello del mondo. Così come siamo organizzati adesso, non ce la faremo, non ce la possiamo fare. Quindi io torno al punto di prima e poi finisco. Tanto siamo in 3 oratori, parleremo più a lungo, poi magari sentiamo la vostra opinione. Io credo che noi dobbiamo porci il problema di creare una forza politica capace in questo paese di fare questa trasformazione. Organizzata, nuova, non c'è. Grillo ha vinto le elezioni il 25, vinto perché le ha vinte, il 25 di febbraio di quest'anno, prendendo 8 milioni e mezzo di voti con una parola d'ordine giusta. Bisogna mandarli a casa tutti. Questo è il punto di partenza. Questa gente non è più recuperabile. Questa gente non è più recuperabile perché è tutta ricattabile. Senatore Esposito, tutti gli altri. Ma non ce n'è uno, guardate, che non sia ricattabile. Ed è un insieme di ricatti intrecciati, reciproci. Sono tutti coinvolti dentro questo meccanismo. Non possono farla meno di essere quello che sono, e quindi non sono più recuperabili per quello che è un risanamento indispensabile di questo paese. Non sono neanche capaci di fare un progetto per come dire, salvare l'Italia da uno tsunami che non sono in grado neanche, non sono stati in grado di prevedere, che non sono stati in grado e non sono in grado di governare. Perché sono ricattati, perché ciascuno di loro ha il suo scheletro nell'armadio. Io certe volte penso, quando vedo i comportamenti di alcuni di questi politici nazionali, non faccio nomi, non è importante, tanto destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra sono identici da questo punto di vista e non c'è più nessuna differenza. Certe volte si comportano come degli imbecilli e io tutta la volta che vedo il loro comportamento mi domando, ma è possibile che siano così stupidi? E poi c'è una risposta molto semplice, è che noi non possiamo leggere i loro comportamenti sulla base della ragione, noi dobbiamo sapere che loro rendono conto a qualcuno. Qualcuno sa dov'è il tuo conto in banca, dov'è l'amante, dov'hai costruito la casa di campagna. Tutti sanno tutto. Gli americani in questo momento stanno controllando, rifletteteci un minuto, che è un fatto ovvio se ci pensiamo un minuto, gli americani sanno tutto dei conti correnti di tutti i nostri politici, a cominciare dal Presidente della Repubblica per scendere giù fino all'ultimo dei deputati del Parlamento. Hanno in mano tutti i loro dossier, li possono manovrare. E quando è il caso tirano fuori i dossier e uccidono quello o chiudono la carriera politica di quello o di quell'altro se non corrisponde alle regole. Noi siamo da tempo usciti dalla democrazia, quindi la questione è chiara che dobbiamo sapere, che non ci sarà un cambio politico con questa gente. Faranno finta di combattersi, di sostituirsi, ci sarà l'alternanza del potere, centrodestra, centrosinistra, il bipartitismo, tutte palle, non esiste più nessuna democrazia in questo paese, perché non esiste più nessuna legge in questo paese, e perché le leggi se le sono scritte loro per i loro interessi, punto, e basta. Quale giustizia? Abbiamo sotto i nostri occhi la vicenda di un povero vecchio, che sta uscendo dalla vita politica e che è diventato per dare i servizi sociali, come sapete. Allora, voi capite qual è la situazione? È un paese da vaudeville, insomma, da commedia.
E questa è la classe politica. Allora ripeto, in questo Grillo aveva ragione, via tutti, bisogna toglierli tutti. Ma via tutti vuol dire che dobbiamo sapere parlare, discutevamo a cena poco fa, voglio ripetere qui velocemente questa riflessione mia. Dobbiamo sapere tutti che le vecchie categorie del secolo XX non vanno più bene. Non vanno più bene perché non corrispondono più alla mentalità comune. Noi, molti di noi, non lo so quanti di voi si sentono di sinistra o di destra, non ha nessuna importanza. Ma la domanda è, ma queste categorie corrispondono ancora al nostro, al sentire comune di milioni e milioni di italiani? Io ho qualche dubbio. Recentemente sono andato a fare 2 o 3 assemblee studentesche, dove avevo di fronte 200-300 studenti per volta, e gli parlavo di queste cose che avete sentito adesso. Non so, qualcuno le considera di sinistra, non lo so se sono di sinistra, non mi interessa se sono di sinistra queste cose. La questione vera è se sono vere o se non sono vere. E parlavo a questi ragazzi e mi accorgevo che se io avessi detto che queste idee erano di sinistra non mi avrebbero neanche ascoltato. Non fa parte del loro vocabolario, non fa parte della loro esperienza, non sanno di che cosa gli si sta parlando. Uno dirà, ma Dio, dove siamo andati a vedere? E siamo andati a vedere che il dominio delle nostre menti non è nostro, è altrove. È il controllo della comunicazione di massa, è quello che ha cambiato le idee, non solo le idee, ma le classi, la fisionomia delle classi sociali. Gran parte degli operai non si sentono più operai. E votano infatti per la Lega, per Berlusconi, non ha più nessuna importanza. Perché? Che cos'è accaduto? Hanno perduto la funzione sociale? Non lavorano più in fabbrica? O non lavorano più come prima la catena di montaggio? Niente affatto, lavorano come prima, sono sfruttati come prima, ma non si sentono sfruttati e non si sentono più parte di una classe comune e quindi non sono in grado di combattere insieme, sono stati tagliati a metà, a pezzi, a fettine. E se noi continuiamo a ripetere loro le cose che dicevamo 50 anni fa, non ci capiranno. Questo non è un discorso di sinistra, quindi. E io credo che se vogliamo costruire una grande alleanza democratica e popolare che cambi questo paese, noi dobbiamo saltare a pie pari quelle divisioni e andare a parlare a milioni di italiani che capiscono la crisi. Ultima questione, capiscono la crisi, perché io ho la sensazione che molti ormai capiscono. Questo discorso che io faccio stasera qui, 5 anni fa sarebbe stato quasi impossibile. 10 anni fa non avrebbe capito nessuno. Ma io sono convinto che fra 2 anni, 3 anni, 4 anni, quando la crisi andrà avanti, moltissimi capiranno questo discorso e capiranno che non è questione di stare a sinistra o a destra, è questione di vivere o di morire. È questione di vivere o di morire. Questo è il vero problema e quindi cambia tutto il quadro della situazione. Uno dice, va bene, tutto questo è politica, quale politica, cosa proponi? Io propongo semplicemente di guardare i fatti. I fatti ci dicono che esiste un principio della fisica, e con questo finisco, un principio della fisica, non della politica, che suona così, e vi prego di tenerlo a mente, perché è il succo di tutto il mio discorso. In un sistema finito di risorse, uno sviluppo infinito è impossibile. Lo ripeto, in un sistema finito di risorse, uno sviluppo infinito è impossibile. Noi si dà il caso che viviamo in un sistema finito di risorse, che è la Terra, che è finito. Chiunque pensa che sia infinito è un pazzo. Semplice. E abbiamo un sistema economico e sociale che invece cresce in modo geometrico e che esiste solo in quanto cresce. In modo geometrico. Tra le due cose c'è una incompatibilità assoluta. La crescita infinita non può essere in un sistema finito di risorse. Ora qualcuno può obiettare a questa osservazione dicendo, sì, ma quando? La risposta ce l'abbiamo sotto gli occhi. Ora. Ora sta avvenendo per la prima volta nella storia umana che questo limite è stato raggiunto. Naturalmente è stato raggiunto in Occidente, una parte del mondo continuerà a crescere per un certo numero di anni, poi a un certo punto anche per loro giungerà il tetto. Noi dobbiamo prepararci alla situazione in cui questo tetto si è appoggiato, delineato.
e dobbiamo prepararci alla situazione in cui siamo, per questo sono io contro l'alta velocità, perché una follia in mezzo alle follie generali dello sviluppo infinito, questa è la follia più follia di tutte. Vedete, la questione è questa, che noi arriviamo a questo appuntamento, quando dico noi, dico l'umanità intera, arriviamo a questo appuntamento in una situazione non di eguali, noi arriviamo a questo appuntamento in una situazione in cui ci sono i potentissimi e i debolissimi, in cui 1 miliardo è in grado di annientare il resto del pianeta, ma il resto del pianeta sono 6 miliardi, sono la grande maggioranza, e il resto del pianeta si sta organizzando per difendersi. Alcuni di loro, Cina innanzitutto, Russia, India, Brasile, non è più come prima, non li possiamo più depredare come abbiamo fatto nel corso degli ultimi secoli, tutti insieme. E dunque accadrà quello che accadrebbe se noi non faremo nulla, quello che è inevitabile. I più forti cercheranno di prendersi le ultime risorse e lo faranno con la guerra. E quindi quando dico che la questione è vivere o non vivere, sto dicendo che il problema centrale di tutto questo nostro discorso riformatore, etico, morale, politico, è impedire la guerra e costruire un grande movimento che impedisca la guerra. A cominciare dal primo punto che dovremmo dire, il primo punto del mio programma politico è questo, mettere in un programma di pochi punti una frase molto chiara: l'Italia non parteciperà più a nessuna azione militare fuori dai suoi confini. Questo è il primo punto, varrebbe 10-15 milioni di voti. Riflettiamoci tutti, perché può essere la nostra via di salvezza. Grazie mille.